Buongiorno. Mio marito mi ha chiuso fuori. Scusate che inquadratura strana, c'ho il telefono attaccato al cavalletto e lungo. Quindi devo passare da dietro. Insomma, vi pare? Non lo so. Io non volevo passare di qua perché devo tagliare un po' d'erba. Vabbè. Pure il bancale che ho messo per i cani, a giungla. Aiuto. Ditemi che posso chiedere il divorzio per questa cosa. Scusatemi, Mannaggia. Oppure le ortiche, che poi adesso io qua è tutto chiuso. Ce la faccio comunque. Sono entrata in casa in situazioni peggiori. Lo sguardo sexy per la mamma. Ok, sguardo sexy. Ma come se la gode lui messo lì? Ah, oh, che bello. Oh. Sta bene, braccia papino, scende. No. Si sta bene, braccia papino. Sì, però non lo fai scrinciare. Tu sei sempre fatto. Sta arrivando un temporale. Allora, vi faccio vedere cosa non posso vedere dal mio giardino perché è troppo in alto. Ah, mi stai registrando? Sì, sto registrando. Io non ci avevo mai pensato di farlo. Mi è venuto in mente adesso. Se tu fai da dentro, da dentro casa, c'è la finestra aperta. Tieni il telefonino e lo fai andare così. Lo tieni da lì, No. Lo tieni. Non cadi, fidati. L'ho fatto anche io. Sembra quasi che c'è il drone. Vabbè, però così di far andare su un muro. Non avevo mai pensato. Se tu ti avvicini lì e lo tiri su, vedi ancora più cose. Si vede la chiesa. Adesso poi mi riguarderò il video e vedrò. Perché da qua non si può vedere, c'è il muro. E quindi da qua siamo in basso, non si vede. Però adesso poi mi guarderò la ripresa. Adesso comunque ci tocca andare dentro. Ci conviene andare dentro. Sì, questi qua li devi raccogliere. Sì, sì, adesso puliti. Sono asciutti? Sì, a me sembra. Adesso li tiro via. Questo qua è un po' umido di dietro però. Lo metterò in casa. Perché sta arrivando in fretta un bel temporale. Prima c'è stato un bel tuono. Tra l'altro sta arrivando dalla direzione del mare. E quando arrivano da lì sono belli forti, almeno io ho notato questo. Vabbè, dai, ci sta un po' di anni. Temporale. A me non dispiace. Non piove mai. No, anche a me piacciono i temporali. Adesso andiamo a farci qualcosa di poi caldo. Sono belli. Io li adoro i temporali estivi. Non che sia mai estate, però. Beh, non è che manca tantissimo. Domani siamo a giugno. Lo so. Domani è primo giugno. Siamo a giugno, ancora qua, che così, che fa freddo. Sì, ma dopo adesso sta girando freddo. Sì, freddo freddissimo. Sì, prima era caldo, adesso c'è un'aria gelida. Ma si vede dal vento, dalla luce, che comunque sta arrivando un temporale. Sì. Vabbè. Io ho iniziato a pulire un po' il giardino, a togliere un po' di piante, che dopo che porto le piante sembra gigantesco il giardino, vero? Che dopo che portiamo sembra enorme. Sembra gigante enorme. Gigante enorme. Io mi sono trattenuta. Lo so, mi sono trattenuta perché. Bisogna usare il Valissichelli. Perché sennò la gente non capisce se uno si va Valissichelli. Il giardino, dopo aver portato le piante, tutte le piante selvatiche che spuntano nei vari angoli dai muri, sembra gigante enorme, giusto? No. Adesso però andiamo dentro, ritiro i tappeti e andiamo dentro. Io ho anche lavato il piumone, vabbè, lo stenderò dopo. Mamma mia. Senti anche il fischio. Senti? Sì. Vabbè, dai, andiamo dentro.
bagnato, solo fatto così freddo, un po' più così non sembra bagnato. Ok. Che vento! Sì, c'è vento, adesso andiamo dentro. Adesso mi butto giù il telefono. No, non dovrebbe buttartelo giù, non è tanto forte. Speriamo. No, non dovrebbe. Poi è leggero di sopra, se fosse stata la fotocamera l'avrebbe buttato così. Prima che si scateni l'inferno prendo un po' di sedano per le lenticchie. E guardate qui che fiorellini carini che ha il sedano. Sono super piccoli e bellissimi. Che carini. E un po' di salvia che ci sta bene. Ci sta bene anche il rosmarino. Prendo anche un po' di rosmarino. Adesso basta, questo mi mangio io. Poi basta però, eh. Buona? Poi quelle comprate non te le mangi. Sì, che bello. Ok, siamo dei pompieri. No, questo è per cookie. La ciliegina per cookie. Cioè, in realtà non c'è un'emergenza, quindi possiamo andare con tutta la calma del mondo. Non so, no, ci non possiamo andare. Piano! Senza avere una... Assaggiamo così se sono buone vi dico come le ho fatte. Bollenti, quello sì. Sì, sono buone. Allora, ho semplicemente messo le lenticchie nella pentola, ho aggiunto dei pomodorini, erbe aromatiche, io ho usato salvia, rosmarino e sedano. Poi ho aggiunto il tarassaco che ho preso, un po' di peperoncino e 5 olive tritate super sottili. E ho lasciato cuocere, ho messo acqua, ho lasciato cuocere così, non ho fatto soffritto, non ho messo olio perché mi piace poi metterlo a crudo sul riso. E riso e lenticchie è un abbinamento che adoro. Mamma mia che freddo! Si è girato un freddo, stamattina era super caldo, adesso si gela. Con questa qua sto congelando.
sto già congelando. Ho voglia di mettermi la maglia del pigiama in paio, perché quella è la cosa più calda che ho in casa. Mamma mia! Ma perché stamattina era proprio caldo? Guardate là dietro. Mordor. Bimbi, di qua. Di qua. Oh, vabbè. Adesso ci facciamo la passeggiata. Poi andiamo a casa. Bella tazza di tè bollente. E mi metto la maglia del pigiama di sopra, perché sto congelando. Ovviamente loro cani da traino. Piano, ma tutta sta fretta. Mi dispiace un sacco vedere queste cose. Io non metto a fuoco. Dai, metti a fuoco. Vedete tutte quelle fave. Ed è tutto così. Le hanno coltivate e abbandonate. Tutte buttate per terra e non vengono a raccogliere. Ma perché ogni anno fanno così? Vengono in primavera, piantano, mettono le piante e poi non tornano più e muore tutto, cioè tutto sprecato. Ma perché fare così? Cioè non vedo senso, non è tipo un videogioco che lui inizi e dice vabbè non ce n'ho più voglia. È cibo. Cioè io pagherei veramente per avere quel pezzettino di terra lì che è comodo, vicino a casa. E c'è l'acqua. E chi c'è? Chi ce l'ha? Lo lascia così. Madonna che rabbia. Cioè veramente non riesco a capire il perché. Andiamo bimbi. Boh, non lo so, forse mi arrabbio troppo. Però me la dispiace. Che io sono lì che cerco di far crescere qualcosa in quel pezzo di lì che ho, quella specie di vaso che abbiamo fatto. E non mi cresce niente. Invece ci sono persone che hanno sti pezzi di terra stupendi, dove gli vengono delle robe stupende, perché le fave ce le hanno da un sacco. Già a gennaio avevano delle piante belle alte e niente, le lasciano lì abbandonate e non le raccolgono. Che poi ci sta, magari uno dice vabbè magari gli è successo qualcosa e va bene. Ma fanno così ogni anno, cioè vedete l'ingresso? È proprio comodo e qua io ci arrivo in 5-10 minuti se me la prendo comoda. Potrete, cioè è comodo a piedi, veramente non dovrei fare chissà quanta strada. Però boh, a me sembra veramente strano che ogni anno facciano questa cosa. Non ho mai visto nessuno fare una cosa del genere. Cioè l'ho visto fare tipo a fine estate e vabbè magari a un certo punto si sono scalzati, non vengono più e ok. Ma voglio venire, mettere le piante e basta. Mollare lì ogni singolo anno veramente mi sembra una cosa stranissima. Però boh, non so, ditemi voi se anche a voi è capitato di vedere qualcuno che fa una cosa del genere. Thank you.
casino. Però la ricetta della torta l'ho già fatta. Se riesco a ritrovare quel video ve lo metto nella descrizione. Non dovevo venire così. Mi è venuta male perché l'ho tagliata troppo calda. Però io ho fretta perché sono le 3:20. Devo montare il video, pubblicarlo per stasera alle 8, ma alle 5 dobbiamo iniziare a girare il video per Imparare Vivendo. E quindi devo per forza accelerare le cose. Comunque, assaggiamo. Buona. La crema è pazzesca. Allora, la crema io la faccio così. Che carino, cookie. Metto in un pentolino latte, zucchero e farina. In questo caso scorza del limone. E poi metto sul fornello e mescolo. Nella speranza che venga fuori, perché le dosi faccio totalmente a caso. Quello che faccio è, metto e penso, vabbè, dovrebbe andare bene. Quindi dopo anni di dovrebbe andare bene, alla fine si impara anche a fare ad occhio. Però è veramente buona. Non si sente tanto il limone, avrei dovuto metterne di più. Sì, la crema è pazzesca. Aggiungiamo un po' di crema. C'è uno yogurt della Soyasan al limone, che se vi fate un pan di Spagna al limone e vi prendete una fetta e ci mettete sopra quello yogurt, è una roba pazzesca. Vabbè, dai, non è venuto come volevo, però è buona. Quindi adesso io vi saluto, così poi la faccio assaggiare anche mio marito. Vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao.